Un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole di Saggezza. Oggi vi consiglio con il cuore la lettura di questa meravigliosa storia di John Gordon che si intitola The Carpenter. È un libricino di poco più di 100 pagine, che si legge davvero in un soffio, ed è di una profondità straordinaria. In quest'opera John Gordon presenta in sostanza le più grandi strategie di successo esistenti. Vale a dire il segreto dei grandi leader, cioè di coloro che non si innalzano al di sopra di altri, bensì che sanno tirare fuori la grandezza degli altri, che si pongono alla pari come esempio e che amano, servono e si prendono cura delle cose. Infatti, uno dei messaggi più importanti, a mio avviso, che lascia questo libro è proprio che il vero successo non viene dall'accumulare sempre di più per se stessi, bensì dall'aiutare gli altri ad avere successo, a tirare fuori il meglio di sé ed esprimere il proprio massimo potenziale. Brevemente, il protagonista è un giovane imprenditore, Michael, che a causa del troppo stress si ritrova in ospedale dopo essere crollato letteralmente a terra mentre faceva jogging. Al suo risveglio trova insieme alla moglie, nonché compagna di affari, Sara, il biglietto da visita di Jay, il carpentiere che, prestandogli soccorso, gli ha salvato la vita. Durante i giorni forzati di convalescenza, Michael ha l'occasione di conoscere meglio Jay, che inizia a fare un lavoro a casa sua, trovando letteralmente e piacevolmente in quest'uomo non solo un carpentiere, bensì un mentore, un maestro di vita, una persona che aiuta gli altri a ricostruire la propria vita, la carriera e molto di più. Durante questo suo percorso di iniziazione, chiamiamolo così, Michael cercherà di salvare la propria attività, che nel frattempo aveva conosciuto qualche difficoltà, affrontando paure, perdite ed avversità. Non vi dico come finirà la storia, non voglio spoilerare, ma posso anticiparvi, qualora sceglierete di leggerla, che si conclude con una sorpresa davvero graziosa. Bene, non aggiungo ulteriori particolari per lasciarvi l'acquolina in bocca, anche per oggi questo episodio di pillole di saggezza si conclude qui e vi ringrazio. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi fa piacere, se avete già letto il libro, qualche impressione al riguardo. Nel darvi come sempre appuntamento al prossimo video, vi lascio con queste parole del mitico Jay il Carpentiere. So di non essere un essere umano che vive un'esperienza spirituale. Sono un essere spirituale che vive un'esperienza umana. Ho un corpo, ma sono la mia anima e il mio spirito a darmi potere. Gli artisti creano dalle profondità delle proprie anime. Un artista è mosso dallo spirito. Io so chi sono e conosco il potere che mi spinge a creare. Sai che tutti possiamo creare con questo potere, ma troppi hanno dimenticato chi sono davvero. 2000 anni fa non c'era separazione tra la vita lavorativa di qualcuno e la vita spirituale. Oggi li separiamo e ci domandiamo perché le persone siano così infelici. Il lavoro è fatto per essere un'esperienza spirituale, non un compito giornaliero ed una faticaccia. Ogni lavoro è sacro, tutto è spirituale. Quando porti il tuo spirito al lavoro, diventi un potente creatore di successo. Quando realizzi che tutto è spirituale, non crei solo grandi cose, ma un grande potere. Che si tratti di un team, un'attività, una scuola o un software, il tuo spirito e la tua anima dovrebbero definire tutto quello che crei. Il tuo lavoro dovrebbe essere un riflesso del meglio che c'è in te. Sei destinato a creare e costruire dalle profondità dell'anima. Quando costruirai in questo modo, sarà una delle esperienze più forti e meravigliose della tua vita. Le persone ti chiederanno come hai fatto e sarà difficile da spiegare. Ma il tuo lavoro e impegno non avranno bisogno di una spiegazione. Come questa scrivania, il tuo spirito e la tua anima saranno visibili a tutto il mondo e sapranno che in te c'è qualcosa di diverso. Sapranno che c'è qualcosa di più potente che si muove in te. La maggioranza penserà che sei speciale e che per loro non c'è alcun modo di creare come fai tu. Alcuni realizzeranno che questo dono è di tutti e anche loro possono farlo. Ti chiederanno come si fa.
E tu glielo dirai, perché il successo è fatto per essere condiviso. E se seguiranno le tue orme, insieme creerete grandi cose e cambierete il mondo. Alla prossima!